Signori, bentornati in un nuovo episodio di Resident Evil 3. Intanto dietro di me ho notato che c'è un pelato e non sono coincidenze. Comunque, nell'ultimo episodio abbiamo fatto il prologo, quello che è, insomma, Jill che scappa dal Nemesis. Abbiamo trovato rifugio in questa metro. Siamo stati aiutati da Carlos, che sarebbe questo qui che gli sta guardando i coglioni da un episodio. Al nostro buon uomo, capitano della, insomma, contro i virus Umbrella, là, ma sono più o meno mezzi complici. E quindi andiamo avanti. Intanto qua c'è una nota. Manuale dell'UBGE, insomma. Creare munizioni. Se sul campo di battaglia restate senza munizioni, la vostra arma sarà utile come un buco di culo sul gomito. Se non volete rimanerci secchi là fuori, vedete di fare entrare la combinazione di base. Ah, vabbè, la polvere da sparo, cartuccia per fucile e il mag. Perfetto, esattamente come Resident Evil 2. Andiamo avanti. Qua non c'è nulla. Oh, si è aperta? No. Ah, prendo la mappa. Vabbè, qua non c'è nulla da prendere almeno. Me la indica blu. Poi non lo so se è come. Articolo di un giornale scandalistico. Attenzione, i cannibali sono tra noi. Tutta la verità. Il sospetto aveva assalito un passante a nord del museo d'arte LAMS. Gli agenti arrivati sul posto si sono trovati davanti alla raccapricciante scena del corpo mutilato di una donna, gettato in un cassonetto dell'immondizia. Il cadavere mostrava numerosi segni di morsi, che ha lasciato ipotizzare che la vittima fosse stata dilaniata usando i denti. Si tratta del terzo caso di cannibalismo a Raccoon City questo mese. Questa è molto figa come cosa, perché fa capire che prima di tutto questo già le prime cose si capivano. Vabbè, l'hanno basata sul cannibalismo perché giustamente erano pochi casi, adesso si sa. Sono ancora io. Sei già uscita? Ci sono quasi. Qual è il piano? Il vecchio mi ha mandato a sistemare i binari. Puoi riattivare l'infrastruttura della metro? E come dovrei fare? Devi prima ripristinare la corrente. Guiderò fino alla sottostazione quando sarai in strada. Ricevuto, vado subito. Ma vai a cagare. Ripristina la corrente. Intanto questo scatolo non lo so perché, ma oddio! Ah, ma c'è lo scatto! Con uno scatto felino. Questa cosa è utilissima. Sul 2 non c'era. Ah, il coltello è equipaggiabile. Pianta rossa. E qua c'erano pure delle piante verdi. Polvere da sparo. Che quanta roba. Polvere. Ah, la prende poi in automatico. Ce le fa vedere solo la prima volta. Combinare gli oggetti. Vabbè, questo lo sappiamo. Combina con questo. Abbiamo una miscela di piante. E potremo creare dei colpi che secondo me. Giro molto figo, raga. Sta cosa, minchia, qua è migliorata. Tra l'altro, qua c'è ancora qualcosa. Non so cosa. Forse qui? Sì, c'è una cassa. Non posso aprirla. C'è un lucchetto. Ci vuole tipo qualche chiave, qualcosa. Ok, ricordiamoci che qua c'è un lucchetto. A meno male che la mappa ce lo segna. Questo cos'è? Qua pure serve qualcosa. Questo non mi ricordo che cazzo è sta roba. Forse potrei riuscire a farlo funzionare se solo trovassi qualcosa da infilarci. Perdonami, lo dici così? Ah, questa è una save room. Molto bene. Ok, manuale per miscelare le piante. Ok, questo lo sappiamo già. E queste cose le skippo, raga. Vabbè, in breve, una pianta verde combinata con altre piante aumenta il suo effetto. Per esempio, con la rossa abbiamo un effetto curativo maggiore, mentre con la blu abbiamo sia l'effetto curativo che di antidoto dal veleno, perché la pianta blu in genere è, insomma, un antidoto. Ok, nella nostra cassa non abbiamo niente, ma io depositerei sia la pianta verde che la medicina. Ci teniamo un pochino di slot e farei il nostro primo salvataggio. Ok, quindi qua abbiamo la macchina da scrivere, l'orologio. Ok, quindi penso che dobbiamo ritornarci qui. Oddio. Ma siamo proprio in pieno caos, raga. Oh, altri sopravvissuti. Dobbiamo far ripartire il treno. cazzo, guarda qui, in mezzo alla strada. Molto figo. Ah, schivata, perfetto. Quindi io posso. Ma è fantastica sta roba. Ma è OP, raga. Io sul 2 non li potevo schivare per sto motivo, ma adesso è molto più semplice. Sai quanti colpi risparmiamo così? Oh, li prende in automatico. Sta cosa è figa. Anche se sul 2 ti dava un pochino quell'attimo di respiro, no? Che magari prendevi le munizioni vicino a uno zombie, magari pensavi, insomma, alla mossa successiva. Cazzo, questo mi. No, no, no. Sono due. Allora, volendo, se riesco, posso schivarli. Però voglio un po' provare a ucciderne uno. Mamma mia, quanto è figo. Ok. Sì. Vai a cagare, dai. No, ci siamo presi un colpo. Pensavo di schivarlo. Vabbè, si rialza. Qui non c'è nulla. No. Se lo stavano mangiando. Ce ne andiamo, ce ne andiamo.
Allora, qua c'è qualcosa da prendere. È sempre bello, secondo me, evitare sprecare colpi a caso. Guarda qui, un altro lucchetto. Ci vuole tipo, non lo so, magari un grimaldello. Lucchetto con una porta chiusa. Qua sembra non ci sia più niente, però osserviamo bene perché l'aria è rossa, quindi c'è qualcosa. Ah, guarda qui, qua ci vuole delle cesoie, delle tronchesi, insomma. Qua ci sono zombie che fortunatamente non aprono. Però qua mi dice che c'è qualcosa da prendere, ma non so dove. Non è safe quest'area. Carlos, sono nella strada principale. Che faccio? Vedi dei grossi tralicci? È la sottostazione. Per arrivarci devi passare dal vicolo alla tua destra. Intendi forse il vicolo in fiamme? Forse. Tipo come te è abituato alle situazioni scontate. Siamo a prendermi per il culo. Bravo. Vabbè, già io e Jill andiamo d'accordo. Allora, no, quest'area qui è safe. Però... Ah, ecco dov'è... Cazzo! Minchia, tre zombie. Wow, quanto è bello. Ma esplode sta roba? Aspetta, perché forse potremmo fare un'operazione. Oddio, e già vedi, queste cose non c'erano prima. Polvere da sparo, possiamo farci dei proiettili. Allora, noi possiamo passare già da quest'area qui. Ritornando indietro, abbiamo soltanto il vicolo in fiamme. Che... Possiamo sparare l'idrante? No, bisognerebbe attivarlo l'idrante. Quindi da qui non si passa, vedete? Vabbè, allora dobbiamo per forza proseguire di qui perché si è aperto il passaggio. Gli zombie hanno fatto cadere la cosa. È bello che con un colpo ne abbiamo fatti tre. Ma è qualcosa qui? Cos'è sta roba? Guardali lì, carbonizzati. Mamma mia, si è fatto bene. Però gli zombie sono tanti, eh. Dobbiamo provare a evitarli. Tra l'altro in quest'area non c'è niente. È pulita. Ok. No. Che cazzo, sono due morsi. Però abbiamo preso due morsi. Non va bene. Non va bene. Oh cazzo. Veloce, 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 entra. Addio. Ah, abbiamo la torcia sul petto stavolta. Non va bene, sfondano le porte? Spero di no, perché sennò è un casino. Qua c'è un armadietto con un lucchetto, madonna. Ne sono pentito di non essermi... curato. Cioè, o meglio, di aver lasciato la cura nella save room. Oh, cazzo. Guarda qui, raga, che ambientazione. Polvere da sparo. Siamo tipo su un localino così. Però stiamo accumulando bei colpi. Allora, a livello di cose non c'è nulla da fare. Se non quel lucchetto lì. Qua c'è una porta. Ah, è una save room. Godo. Pianta verde, porta gioia. Questo possiamo esaminarlo adesso. Allora, intanto facciamo una roba. E questa la depositiamo. Depositiamo pure la polvere da sparo, perché per adesso i colpi non ci servono. Quindi conserviamo queste robe. Ed esaminiamo sta roba qui. Ah, si può aprire direttamente. È molto... Ah, una gemma. Gemma rosa. Minchia, mi ricordo un casino il 2, quando abbiamo trovato la gemma. Un'imitazione di un rubino sembra realizzata per essere incastonata dentro qualcosa. Ovviamente ancora non sappiamo che cosa. Salvataggio tattico della vita. Ok, qua non c'è più niente. Bello il suono delle save room. Mamma mia, raga, ma quanto è figo. Ok, quest'altra porta si può aprire. Bello che è fuori. C'è qualcosa qui, ma ci sono troppi zombie. Minchia, ma troppi proprio. Però gli zombie non barcano le porte, sul 2 sì. Cazzo. È proprio, non lo so, da una parte anche un po' uno spreco. Sette colpi. Quello che c'è roba qua. Che cazzo però. Però posso scrollarmeli subito di dosso a differenza dell'uno. Cazzo. Come cazzo faccio, raga? Mi sono chiuso. Allora, secondo me, a parte che non abbiamo sprecato tutti sti gran colpi, a differenza del 2, sembrano cadere prima gli zombie. Però abbiamo preso tutto, veloce, veloce, prima che si alza. Ecco, sì, sì, evitiamo, evitiamo. Se li riuccidiamo adesso, lì sì che è uno spreco. Cazzo. E adesso? No, qua è ora chiuso. Forse di qui? Sì, sì, di qui possiamo proseguire. Ok, ok, un'altra area. Qua c'è una... Qua si può entrare? Sì, si può entrare. Fermi tutti. Vediamo se qua c'è qualcos'altro. E qua ancora continua. Mamma mia, ma è fantastico che siamo qua in una città in mezzo piena di zombie. Oddio! Oh, cazzo. Madonna, sti morsi gratuiti. Che rottura di coglioni. Però non ci hanno fatto molto. Sembra che ti fanno chissà che cosa, ma te li scrolli di dosso subito. Polvere da sparo qualità alta. Questo servirà, penso, per fare i colpi pompa.
È una farmacia, quindi qua una cosa è sicura. Penso che ci potremo curare. Altri 10 colpi. Minchia, ma ne stiamo trovando di munizioni. Ma la torcia non l'accende sempre. Sempre un po' quando l'accende lei. E fammi un critico. Ah, critico non me ne vuole fare. E pianta verde, ma dov'è? Ah, eccola. Ok, nella farmacia abbiamo preso tutto. Qua c'è uno zombie che sta... Ok, li eliminiamo così, easy. Sono due zombie meno. Polvere da sparo. Ma che cagare, ho dato tre coltellate in culo e me ne vado. Ok, e qua è chiuso, quindi... Qua possiamo salire, c'è un casino qua. Dove cazzo vado di qui? Mamma mia, ragazzi, stiamo esplorando. Allora, per come ho capito, tra l'altro, noi siamo al centro città, stazione, uffici metropolitani. Quindi per adesso siamo proprio in open. Cioè, messi... Diciamola così. Ok, qui adesso noi siamo entrati, penso, in un appartamento di qualcuno. Qua è bloccato. Dei colpi. 15 proiettili. Minchia, sei stracomodo. Siamo pieni di colpi. Oddio. Che due coglioni però, raga. Tutta la faccia storta questa. Oh. Non ci credo. Oh, critico, vaffanculo, questo non si alza più. Ma posso combinarle queste due? Ok. Vabbè, ho combinato le due verdi, ma questo si alza sicuro pure. Ok, un cassetto, polvere da sparo. Potremmo da una parte combinarlo, però fermi, magari non serve. Diario del proprietario della farmacia. Ah, questo era il proprietario della farmacia dove siamo stati prima. Questo nuovo tonico per capelli sta andando a ruba. I loro prodotti fanno sempre meraviglie. Non ne sbagliano una. Ci ho scommesso molto e ne ho ordinato una partita enorme. La mia intuizione mi sta ripagando, letteralmente. Sono sicuro che le vendite aumenteranno ancora di più appena la voce si spargerà. Questa zona sta diventando molto pericolosa. Sarebbe meglio se acquistassi una buona cassaforte, viste tutti i verdoni che sto accumulando. 2 settembre. La nuova cassaforte è perfetta. Nessuno ne conosce la combinazione, nemmeno mia moglie. C'è un segreto che rimarrà tra me e la mia bellissima regina Acquacure. Secondo me... Per come ho capito, magari in questa acquacure forse è questa cosa, questo tonico per capelli. Magari lui in un tonico per capelli ha scritto la combinazione. E questo penso sia lui il proprietario. Ah, eccola la cassaforte. Adesso bisognerebbe trovare dove lui ha messo questa roba. La Madonna. Bene, vediamo se di qui possiamo uscire. Sì, siamo di nuovo esterni. Purtroppo non abbiamo una mappa del centro città, quindi andiamo un po' a caso. Di qui si può scendere, ci ricolleghiamo qui, dove c'è l'idrante. Ok, andiamo di qui. Già qua vedo una scatola che si può rompere. Ma guarda lì, c'era la cosa della statua incredibile. Allora, lì c'è un barilozzo. Se attiriamo un paio di zombie lì, possiamo già farne fuori un paio. E qua sento qualcuno che mangia. Non lo vedo, eccolo. Forse lui? È solo lui comunque. Siamo fuori. Questo era vivo pure, guardalo lì. Ok. Oh, qua possiamo scendere la scala e aprirci subito il passaggio da lì. Ci siamo aperti una scorciatoia. E da questo lato c'era uno scatolone. Eccolo qua, che lo vedevo. Prendi il coltello della vita. Pianta rossa. Il problema è che siamo pieni. A sto punto combiniamo... Ci facciamo un po' di colpi, così la possiamo recuperare. E qui non si arrampica, no? Però ci siamo aperti una scorciatoia per di lì, che è un bene. Quindi magari possiamo provare a scendere per di qua. Vediamo se riusciamo a raggiungere una save room, perché io non so per adesso dove mettere il coso. E qui è chiuso, vabbè, ci sono gli zombie. La una save room dove cazzo era? Da questo lato sono tutte porte chiuse con il lucchetto. Qui ce n'è una, ok, dritto per di qui. Oh, giura la oca, già sono i muschi. E dai, sti scatti si agganciano molto più facilmente loro. Vero che abbiamo lo scatto, vero anche che loro li hanno buffati un pochino. Ok, approfittiamone mentre che è a terra. E quindi, ma di qui noi non possiamo entrare in questo edificio? No. Ok, questa è una save room. Tra l'altro volevo provare, non penso, ma si può mettere la gemma qui? Oh! Una granata. Hai capito. Quindi ce ne vogliono altre di queste gemme. Una va lì, una va lì. In base alle gemme questa ci dà
una ricompensa. Hai capito? La pianta rossa la prendiamo, la combiniamo con questa e abbiamo una cura. La granata la posiamo, mi sembra un pochino troppo OP. Abbiamo tanta di quella polvere da sparo, come se il gioco ci dicesse spara che i colpi te li facciamo trovare. Però non lo so, magari in questa fase ne troviamo tanti e poi non ne troviamo, capito? Quindi secondo me è sempre buono evitare, a parte in questo vicolo qui, perché questi qui non li puoi evitare. Sarebbe buono eliminarli questi una volta per tutte. Non lo so se c'è morto. Questo qui non muore mai. Ma che due coglioni. Oh, mi sa che è morto sto giro. Quindi abbiamo scoperto intanto che in quella cosa lì servono le gemme. Dopodiché da questo lato noi ci siamo aperti la shortcut per di qua. Ma qua è una strada che praticamente è un casino. Ecco qua la granata farebbe comodo. Tra l'altro c'è pure qualcosa. Non lo so, proviamo a ucciderli. Magari nella due li uccidiamo. E anche se ne rimangono, anche se ne rimane due o uno, sono forse più schivabili. Sarebbe bello un critico ogni tanto, ma il gioco se ne sta fottendo. Oddio, si allontani. È proprio brutta. Ok, vado di qua. Ecco, qua che cazzo c'è, tipo? Qualcosa che non funziona. Mi dice che c'è qualcosa, però non so che cosa. Oh, polvere da sparo. No, ma è pieno di roba qua. E di qua è chiuso. E qua c'è un passaggio che risale per di qui dove c'è la cassaforte. E qua c'è ancora qualcosa, ma potrebbe essere semplicemente l'armadietto. Che noi non abbiamo il lucchetto. Poi da questo lato abbiamo visto che non c'è nulla. Porca puttana. Oddio. Oddio. Che cazzo ho fatto? Aspetta un attimo. Non l'avevo mica vista io il barile, perdonami, ma qua ce li togliamo dai coglioni tutti questi. Tra l'altro abbiamo un mare di munizioni, anche se ne stiamo sparando è perché posso. L'ultima zona che ci rimane da esplorare a sto punto è questa. Questo si alza al 100%. E qua tra l'altro c'è pure qualcosa. Siamo messi vita me. Questo non possiamo evitarlo. Fai un critico. No. Cagare. Fa culo. Pezzo di merda. Ci morirai prima o poi, Madonna. Ok, questa si apre. Fermi tutti. Manichetta antincendio. La dovrò mettere nell'idrante? Potrebbe essere. Noto operaio della metropolitana. In questi giorni gli episodi di violenza vanno peggiorando sempre di più. Sono persino arrivato al punto di comprare un fucile. Attenzione. Nel caso in cui la situazione vada fuori controllo, l'ho messo al sicuro nel portafucili. Se le cose si mettono male, tagliate le catene e usate quella bellezza. Quindi c'è una catena da tagliare. Sto anche facendo scorta di cartucce. Non si sa mai. Spero davvero andrà tutto bene. Quindi usa gli oggetti chiave. Va a cagare. Posso. Oh, una granata e polvere da sparo. Guardalo qua. Qua c'è il fucile, ma è chiuso. Mannaggia, dobbiamo trovare delle tronchesi assolutamente. Speriamo che siamo abbastanza vicini. Questi devono essere gli uffici della metro. Ok, questi sono gli uffici della metro. Cos'è la mappa? Niente. Ah, non è niente, vabbè. Qua c'è un'altra nota. Un manuale. Garantire la sicurezza. In caso di interruzione della corrente, la metropolitana interromperà l'intero servizio su tutte le linee. Una volta ripristinata la corrente, si prega di utilizzare il pannello di controllo per confermare la tratta da percorrere. Qua c'è un'altra cassetta chiusa con un lucchetto. Ed è già la seconda che incontriamo così. È piena di lucchetti e di roba. Questi penso si devono... Immaginavo. Sono tipo dei collezionabili. Quindi di... Ma qua mi dice che ci sono delle scale. Può essere. Da questo lato è bloccato. Da questo lato pure. Cazzo sono queste scale? Qua non si può aprire nulla. No, non penso mi dimentichi qualcosa qui. Ok, sappiamo pure che ci sono i collezionabili in giro, Comunque c'è morto quello, assurdo. Ok, qua siamo dall'altra parte dell'area con il fucile. Comunque l'unico oggetto che abbiamo recuperato e che può tornarci utile è la bocchetta antincendio. È l'unico modo, luogo dove mi viene di utilizzarla. Può essere collegata a un idrante per spegnere il fuoco. Vedete, mi sembra ovvio che lo dobbiamo portare qua sull'idrante. Mettiamo la bocchetta. Attenzione. Perfetto. Abbiamo rimosso la bacchetta di incendio e adesso possiamo... Siamo nel sottostazione.
Ma siamo noi che facciamo questi passi? Minchia, ho detto c'è qualche... Non ci credo! Non ci credo, raga! Sì, sì, le tronchesi. Le tronchesi. C'è qualcuno qui. Non è che vorrei tanto vederlo dal rumore. Qua c'è un altro lucchetto, ma... No, no, la tronchese no, non va bene qua. Allora, intanto facciamo un bel salvataggio. Con la tronchesi possiamo prendere già il pompa e aprire molte porte. Iniziando da questa. Sarebbe anche buono un po' allargare gli slot dell'inventario. Cazzo è successo? Sei della UBCS. Buongiorno. Sì, fai piano. Ehi, non guardarmi così, ok? Non sono infetto. Ok, fammi vedere. No, 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 aspetta, aspetta! Oddio. Che cazzo hai fatto? Era infetto. Ma non potevi saperlo. Che rammolliti gli Stars. Ecco perché siete quasi tutti morti. E tu chi cazzo sei? UBCS? Vi ammazzate tra voi? Si sarebbe trasformato. Hai intenzione di morire giovane, per caso? Torna subito alla stazione della metro. Non abbiamo bisogno di una croce rossina da queste parti. Questo mi già... Non dico sui coglioni, ma di più, tipo. Cartuccia per fucile. Guarda, ma li ha sparato proprio così a sangue freddo, raga. Diario di allenamento. 10 luglio, 91 kg, 12 giri sul campo, 2 circuiti. Diavolo, la prigione, l'Umbrella Corporation... Mi ha reclutato per un lavoro. Un lavoro. Non so come diavolo abbiano fatto ad annullare la mia condanna all'ergastolo per l'omicidio di 20 membri di una gang. Dio li benedica. Questa occasione non me la lascio sfuggire. Col cazzo che rimane. Talmente. Qua fa capire che l'Umbrella talmente ha potere che l'ha liberato da una condanna di 20 anni. Tra l'altro, lui è un omicidio di 20 membri di una gang. Ci ha ucciso 20 persone. 26 luglio, beh, qua si allenava. Ieri sono finalmente uscito di prigione. Mi hanno portato al campo di addestramento della UBCS, dove ho sparato nuovamente dopo 2 anni. È la prima volta che manco un bersaglio. Da fermo a 365 metri di distanza. Hai capito questo qui, eh? Non era proprio un bravo ragazzo. E qua potremmo salire, ma non è per adesso mia intenzione. Io vorrei intanto prendermi il fucile e poi... Ci salutiamo per questo episodio. Quindi ritorniamo indietro e ci sblocchiamo un po' di zone che avevamo chiuse con catena. Per esempio, se adesso noi saliamo qua dalla scala, no vabbè, più o meno la strada è sempre quella. Mentre se proseguiamo qui, lucchetto e porta con catena. Qui ne abbiamo una, per esempio. In teoria è qui. Oddio, ma questo non c'era prima. Che cazzo è la porta con catena? Ah, questa qui. Cos'è? Un supermercato? Sì. Ok, sblocca il supermercato. Prendiamo un chilo di fagioli. Che cazzo c'è? Oh, un altro portagioie. Ci troveremo forse un altro coso. Un'altra specie di... Ecco, questa è un'imitazione di un zaffiro, immagina. Ok, c'è ancora qualcosa. Non so che cosa, ma c'è. Polvere da sparo di alta qualità. Attenzione. È uno spray medico. Il problema è che siamo full. A meno che decidiamo di curarci. Ma sarebbe un po' uno spreco al momento. Vabbè, questo non è un problema. Dai, è uno zombie a terra. Non è un problema. Se torniamo indietro di qui, andiamo soltanto a depositare quella cosa che ci serve. Tra l'altro, perché non solo andiamo in una save room, ma andiamo pure a mettere quello zaffiro su quel macchinario. Ce la stiamo giocando benissimo, raga. Mettiamo lo zaffiro. Ah, qui, ah no, che sono 3. Manca lo smeraldo, presumo. Oddio, cos'è? Calcio retrattile. Fucile a pompa. Che adesso lo andiamo tra l'altro a prendere. Quindi ce lo portiamo dietro. Possiamo queste. E possiamo pure la medicina, dai. Queste purtroppo ci servono. Spero di trovare al più presto, onestamente, qualcosa, una borsa per ingrandire un po' l'inventario, perché veramente due slot sono pochi. Ok, ripassiamo da qui. Qua finalmente abbiamo ucciso tutti, perché... E abbiamo anche fatto bene, perché lì ci ripasseremo, dato che ci manca lo smeraldo. Minchia, questo si è alzato. Vediamo se riesco a evitarlo. Godo, 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 godo. Ecco, vedi, potevamo posare. Ah, non l'avevamo posata la medicina, ve lo abbiamo fatto. Beh, no, cazzo. No, guarda tu. Noi abbiamo più colpi che medicine. Questo significa che dobbiamo farci meno problemi a usare i colpi e più problemi a usare le medicine. Questo secondo me è come va giocato. Di vita possiamo ancora subire qualche colpo, ma non troppi. Porta con catena. Davanti a noi c'è un vicolo che possiamo aprirci. Perché magari non ci serviranno più col tempo ste tronchesi, ci togliamo un altro slot. Qua c'è un barile, teniamolo d'occhio, perché se c'è qualcuno qua nei dintorni, tipo questo qui, alzati. Dai, alzati se ti devi alzare. Non ci credo che non ti alzi.
Oh cazzo. Oh cazzo. Oddio. Quello che ti si alza dietro è una bastardata, raga. Però guarda che cazzo di mira abbiamo avuto. Abbiamo recuperato 7 proiettili. Oh, è una granata. Si stavano mangiando un soldato. E questa cassa non è chiusa. Colpi pompa. Mamma mia, raga. Che devo dire? Che vi devo dire? Aprire questo coso ci ha fatto sprecare circa 5 proiettili per guadagnarne 7. 4 colpi pompa e una granata. Siamo in guadagno. Eccolo lì. Andiamo subito. Ci prendiamo il pompa e poi ci salutiamo per questo secondo episodio. Mamma mia, già mi sta piacendo un sacco sto Resident Evil, io ve lo dico. Allora, qua c'era il lucchetto e qua possiamo tagliare. Usa tutto. Vieni da papà. Fucile M3. Ah. Scartare gli oggetti, vai a cagare. Mettiamo il calcio retrattile. Oddio, porca puttana. Tra l'altro è sempre uno slot. Fucile a pompa calibro 12 da 4 colpi, facile da maneggiare e la scelta ideale quando si devono affrontare più nemici contemporaneamente. Lo sappiamo già. Questo di munizioni però non ne ha in giro qua del pompa, purtroppo. Aveva solo il pompa. Vabbè, ma già che cazzo gli chiediamo? Già ci ha dato il pompa, dovremmo baciarli i piedi. Allora, adesso non ci resta in teoria che ritornare dove abbiamo... cazzo. Facciamo un piccolo test. Vediamo se è un pochino come sul... Sì, è come sul 2. Qua abbiamo la farmacia, avevamo già preso tutto. Lì si chiude. Mamma mia, che primo episodio pieno di cose belle. E qui abbiamo una save room. Possiamo andare qui. Speriamo di trovare prima o poi anche come aprire questi lucchetti. Salvataggio. E niente, signori, noi ci vediamo nel prossimo episodio con Resident Evil 3. Dove andremo avanti, vediamo cosa succede. Tra l'altro non mi piace questi qui della UBCS, come cazzo si chiama. Alla prossima.